accorse che l'obiettivo di Cristiano Lucarelli non era quello di diventare un campione di calcio, o meglio, lo era di diventarlo ma con la maglia Amaranto addosso. A Livorno abbiamo una visione del mondo che è livornocentrica. Te puoi essere nato in qualsiasi città del mondo, sei sempre un disgraziato perché non sei nato a Livorno. Quando andai via da Livorno riuscii a essere forte, quando a casa salutai la mia mamma, non riuscii a trattenere le lacrime quando il treno partì e vedevo che la scritta Livorno stava scomparendo. Tanti sono rimasti stupiti, ti abbia rinunciato a 1 miliardo per poter venire a giocare a Livorno. Per noi era una cosa normale. Era una maglia da trasferta, comunque era la maglia di Livorno. Quindi io quando la vidi avevo proprio la stessa sensazione di quando da bambino vedevo il merendino o le caramelle. Livorno come squadra è sempre stato visto come un'espressione di un'anima proletaria della città. Corse verso la curva, si tolse la maglietta e sotto comparve questa maglietta degli Ultras del Livorno che aveva come simbolo Che Guevara. Milan Livorno non era una semplice partita di calcio, ma era un'espressione di lotta di classe. Eravamo lì solo per prendere in giro Silvio Berlusconi. A Livorno uno di 70 anni alla bandana per scherzo lo prendono e lo volano in mare. Quello che sta avvenendo da quando Cristiano veste la maglia Amaranto a qualcosa di incredibile. In pratica ha scelto un numero, il 99 Amaranto, o la spacca.